tanto così ci jazz. Provo. Ci provi, ok. Ci provo con i pazzi che ho nel gruppo. Mi stava strozzando, scusate. E quindi tu, abbiamo detto, suoni la chitarra, c'hai 18 anni, quindi stai alle superiori. Che fai? Che scuola frequenti? Che fai? Vado a Russell insieme a questi due. Ok, una domanda che ho fatto anche prima a Asel. Sì. Chi te ci ha portato? Che te l'ha fatto fare venire qua? Che facciamo? Andiamo alla festa dell'unità? Ok, dai. Ah, ok, quindi è stata una decisione così presa, pensata, quindi quei 10-15 secondi devi capire se andare oppure no. Sì, un input de... Sì. Ma i vostri testi, mi sa che prima l'ha già detto, però i vostri testi parlano di cosa? I testi delle vostre canzoni, ok, allora, apposta, abbassalo direttamente il microfono. Allora, diciamo che nel gruppo abbiamo i compiti divisi, quindi di solito io e un altro che suona il djembe scriviamo i testi e la musica, mentre lui di solito si occupa della musica soltanto. E nei testi nostri... Tu così però sembra quasi... No, è bravo, fidatevi. Okay. Che è bravo. E i nostri testi parlano semplicemente di come noi vogliamo vivere la musica e come vogliamo farla vivere a chi ci ascolta. Cerchiamo sempre di metterci un tocco di originalità, chiaramente come chiunque, nelle nostre canzoni, però cercando anche di... come la catarsi, diciamo, da qui anche il nome Cataranta. Per cercare di far immedesimare proprio chi ascolta. Eppure tu a 5 anni hai cominciato a suonare la chitarra. Io ho iniziato a 6 anni a cantare, da 2 forse anni. Hai fatto un corso di canto oppure canto così? No, ho fatto pure corso tu di come chitarra. Lui sotto la doccia. Esattamente. Ok, perfetto. Poi si impara là, sotto la doccia si impara. Peccato che non puoi portarti la chitarra, perché sennò... No, ogni tanto la porto in bagno. Addirittura? Sì. Vabbè, non voglio chiedere quando la porti, no. Lasciamo, perché magari ci sta ascoltando qualcuno o qualcuna che magari è di stomaco un po' troppo... Probabile. Vabbè, a sto punto io vi ringrazio. Vi ringrazio, grazie, peccato che non siamo riusciti a mandare una canzone, vabbè, comunque ci siamo messi d'accordo, poi più avanti riverrete al programma Sounds Good con Lorenzo, che vi intervisterà bene, proprio quando poi il vostro LP sarà LP, possiamo parlare sì, di LP. Sì, lo prepareremo tra settembre e dicembre. E quindi a quel punto poi pubblicizzeremo bene tutto quanto. Sì, grazie mille. E di che? C'avete concerti in programma, qualcosa così? Sì, allora dillo, c'è la possibilità di poterlo dire. Abbiamo un concerto in programma a settembre, sempre al Circo degli Artisti, organizzato da quel laser lì, e è un po' il manager. Addirittura. Poi organizzeremo tanti altri concerti, abbiamo un paio di contatti, poi sulla pagina Facebook chiaramente scriveremo, faremo sapere a chiunque si fosse interessato. Grande, io vi faccio i complimenti, penso sì, anche Lorenzo sicuramente vi fa i complimenti. Certo, no, non ve li faccio. Certo. Vabbè, quando i giovani si avvicinano alla musica tu sei contento, dai. Ma specialmente quando penso che ci sono i Marco Carta in Italia e Tiziano Ferro. Porta Iello? Ok, quindi Tiziano Merro. E quindi certo, vabbè, la musica è una cosa bella e meno male contiamo su di voi, insomma. Magari, che ne so, mio figlio si sentirà un po' di musica italiana anche, ecco. Si spera. Anche perché io da volta volevo fare il DJ, infatti mo mi sono ritrovato a fare lo speaker su Radio Roma Futura. I sogni si inseguono sempre. Sì, infatti. Allora, io allora vi invito a riascoltarvi, perché volendo vi potete riascoltare in podcast. Certo. Sia sulla nostra pagina Facebook, adesso l'avete davanti gli occhi perché abbiamo il computer davanti, che è Radio Roma Futura. Noi vi aggiungeremo, cliccheremo mi piace la vostra pagina, anzi guarda, lo faccio subito davanti ai vostri occhi, così anche noi rimaniamo Dai. Aggiornati su di voi. E ricordiamo la pagina vostra, che è Cataranta con la C, con la C, non con la K come lo stavo a cercare io. E quindi vi dico, potete riascoltare la puntata domani pure. Sì. Stasera appena tornate. Perfetto. O sulla pagina Facebook Radio Roma Futura, oppure su Twitter @ Radio Roma Futura, se no sul sito www.radioromafutura.it o addirittura Spreaker.com, cercate Radio Roma Futura. Okay. E lì c'è la puntata, il salotto della festa. Poi se non
4, cioè avete 4 possibilità. Sì, sì, se ne manco una, non scegliete nemmeno una, allora vuol dire che non vi volete risentire. No, non ci risentiremo. Allora vi ringrazio a tutti e tre, salutate i nostri ascoltatori. Grazie mille, arrivederci, speriamo di risentirci presto. Grazie mille, grazie di tutto. Mo andate a lavorare. Corri, andate a lavorare, sbrigate. Ciao ragazzi, bocca al lupo. Ci voleva, dai, i ragazzetti che fanno musica. Eh sì, poi... dovevi aggiungere, andate a lavorare anche per noi. E quindi mo, magari più avanti, quando ci avranno il CD, mo ci hanno i nostri contatti, quindi a quel punto ci riscriveranno e magari, che ne sai, cioè, poi dedica una puntata tutta quanta a loro. A me mi sembrano, certo, abbastanza svegli, no? Non lo so se ti hanno dato questa impressione pure a te. Sì, sì, sì. Beh, poi sono anche molto curioso di sentire le loro canzoni. Le loro canzoni. Eh sì, un po' pizzica, se non ho capito. Pizzica, sì, ascoltavo. Quindi, facevo fine... finta, ma ascoltavo. Lo so, tu sei uno che studia, ascolta. Esatto. Nella vita bisogna sapere ascoltare, non solo parlare, perché se non sai ascoltare... Ecco, questa è la cosa che dici tutte le volte alle donne, no? Esatto. Nella vita non solo parlare. Esatto. Ok. Vabbè, io direi di andare... Andiamo un attimo in musica, vediamo se riusciamo a trovare qualcun altro da intervistare. E certo, io qui vedo questi ragazzi qui che chiacchierano tra di loro. Ma ho visto che il ragazzetto che mo parla e sta a far finta di non ascoltare, che prima ballava il pezzo di Notorious. Buon gustaio. Però certo, io adesso non so cosa abbiamo preparato, perché mi sono un attimo perso con le chiacchiere con i ragazzi della Cataranta. Visto che il livello questa sera lo stiamo mantenendo bello alto, ho preparato un pezzo dei grandi Pink Floyd. Ah, sei il più matto. No, sono il più matto. E il pezzo è proprio Money. Ah, no? Voglia. Pezzo di punta, e andiamo a sentire. Vai, grande.
bars in the race. Yeah, definitely. Cruising for cruising. E si ritorna in diretta dopo questa bomba dei Pink Floyd. Che pezzone che ha tirato fuori. Eh sì, e so che anche tu sai qualche notiziola. No? La sai. Non ricordo a cosa. Ricordo proprio questo brano, no? Come no? Ce l'ho qualche notizia. Aspetta che mo te la trovo subito. C'è una cosa che mi ha colpito moltissimo. Io girando su Facebook, su internet in generale, che c'è colui che ha scritto la canzone, che poi è Roger Waters. Vorrei dire una cavolata con la pronuncia, che lui ha detto: tutti i testi dei Pink Floyd hanno parole banali. Mm-hmm. Questo è un testo molto banale, pensa tu. Okay. Considerava il testo di The Wall, che ha scritto poi lui, un testo molto banale, magari a scriverlo un testo così, allora, molto banale. Beh, questo perché comunque anche i fan, i più accaniti dei Pink Floyd, ti dicono proprio che The Wall è la morte dei Pink Floyd. Poi comunque, porca miseria. Se la prendi singolarmente non puoi dire una cosa del genere, però magari se vai a sentire invece le cose precedenti, effettivamente, se prendi già Money, diciamo che The Wall era quindi l'apice e poi sono andati verso il declino. Beh, l'apice no, è il contrario, nel senso è stato l'inizio del l'inizio della fine, sì, diciamo. Sì. Beh, ovviamente se ti vai a sentire pezzi però The Wall ci stanno delle canzoni che sono stupende, veramente infatti. La stessa The Wall, Another Brick in the Wall è bellissima, ma poi ovviamente se le metti a paragone che ne so, con Shine or Crazy Diamonds, esatto. E altre canzoni di cui adesso non mi